Bene, adesso è arrivato il grande momento, sono molto, molto emozionata di presentare lui, colui che guiderà la nostra città, colui che manderà via finalmente, ripeto, la mamma di Batman, che però bisogna riconoscere una cosa, la Moratti, è una delle poche donne del PDL che ha raggiunto il potere senza darla via come un frisbee. Ma è successo solo per un caso, perché nel suo caso non era un frisbee, era un boomerang, le tornava sempre indietro, se no avrebbe fatto anche lei come le altre. Quindi io non ho altre parole, sono emozionata, perché sto per presentarvi non tanto il nostro candidato sindaco, ma il nostro sindaco, se non ora, quando? Giuliano Pisapia. Ciao a tutti, ciao a tutti col cuore, ciao a tutti con veramente con l'impegno che continuerà per cambiare l'amministrazione di questa città. Ciao a tutti, vi vorrei chiamare a uno per nome e un giorno sarà possibile, perché quando sarò sindaco di Milano chiaramente sarà più facile conoscerci che e parlarci direttamente. Vedi Nichi, caro Nichi, in questi giorni, e non solo in questi giorni, ci hanno accusato di tutto. Ieri ci hanno detto che vogliamo aumentare le tasse, che vogliamo togliere le case ai poveri per darle ai clandestini. Ci hanno detto addirittura, pensate un po' voi, di aver copiato il loro programma. E probabilmente si sono confusi, perché lei ha dovuto copiare il programma di 5 anni fa, perché praticamente non aveva fatto assolutamente nulla di quello che si era impegnato a fare. Ma quello che è il colmo è che ci hanno accusato loro di essere violente e di usare parole violente. Loro, a noi che amiamo la pace, chiamiamo la non violenza, che non abbiamo mai creduto e mai crederemo alle bombe cosiddette intelligenti. Accuse false, accuse strumentali, evidenti a chiunque sia in buona fede. Ma lo ammetto, sono colpevole. Lo ammetto, siamo colpevoli. Sì, siamo colpevoli di voler sognare. Siamo colpevoli di lottare contro le ingiustizie, siamo fieri di essere colpevoli di lottare contro le ingiustizie, siamo colpevoli, e per loro è una responsabilità molto grande, ci vedono veramente come colpevoli di voler dopo 20 anni cambiare questa città, e la cambieremo, ve lo garantisco. Se poi sanno, come sanno, che cambiare la nostra città significa iniziare un cambiamento nel paese, è chiaro che ci credono responsabili, e noi di questo siamo fieri. Siamo felici di aver creduto in un sogno che sta diventando una fantastica realtà. E siamo felici perché possiamo cambiare Milano, questa è la volta buona. Noi crediamo fermamente, noi crediamo che Milano deve ritornare ad essere una città amica dei bambini, perché una città amica dei bambini è una città a misura di tutti. Noi vogliamo una città affettuosa, noi crediamo in una città a misura di donna, perché una città a misura di donna è più rispettosa dei tempi della vita e quindi è la più rispettosa di tutti. Noi crediamo in una città a misura di giovani, più allegra e soprattutto capace di restituire ai giovani il presente e soprattutto di restituire a loro il futuro che oggi non hanno. Caro Nichi, cari tutti, care tutte, fin da giugno ho fatto una promessa,
avevo promesso che a Milano sarebbe, che Milano sarebbe tornata la città di diritti, la città, Niki, che conoscevi, che ci hai narrato quando sei venuto a Milano in quella bellissima manifestazione ad Alverme, la città che a te, bambino, che venivi da lontano col treno e scendevi alla stazione centrale, ti appareva un po' la città dei balocchi, e invece era la città dei diritti, e noi vogliamo restituirtela questa città dei balocchi e dei diritti, perché Milano oggi vede calpestati i diritti soprattutto dei più deboli. Noi siamo abituati a mantenere gli impegni e le promesse, e allora io vi dico che sappiamo anche trasformare i sogni in realtà, e daremo e restituiremo a Milano e ai milanesi, a chi viene da fuori Milano, a chi viene da altri paesi, da altri mondi, una Milano capace di accogliere tutti e capace di dare a ciascuno una grande occasione. Vogliamo restituire ai milanesi l'orgoglio di essere milanesi e a tutti gli italiani l'orgoglio di avere Milano come la capitale morale d'Italia, perché questo è stato nel passato. Molti non se lo possono ricordare, ma i meno giovani se lo ricordano di sicuro. I giovani vedevano in Milano la città dove era possibile trovare lavoro, dove era possibile trovare cultura, dove era possibile trovare gioia. E allora guardavano a Milano i giovani come oggi i giovani guardano a Berlino, come guardano a Barcellona, come guardano a Parigi. Ma ce lo chiediamo, e lo chiediamo soprattutto ai nostri avversari: ma chi governa a Berlino, chi governa a Parigi, chi governa a Barcellona? Sindaci della sinistra. E questo è fondamentale, ricordiamola tutti. Perché tra poco, oltre a Berlino, oltre a Barcellona, oltre che a Parigi, insieme a Torino e a Genova, anche Milano avrà un sindaco di sinistra. Oggi lo posso dire con assoluta certezza. Oggi, vedendo questa piazza, ieri girando e confrontandomi con i cittadini nelle 100 piazze di Milano, e nei giorni scorsi girando in periferia da Quarto Giaro a Di Guarda a Giambellino, posso dirvelo con certezza: quella promessa che ho preso a giugno la manterrò, quella promessa che ho preso a giugno diventerà una certezza, quella promessa che ho preso a giugno cambierà completamente Milano, perché voi l'avrete cambiata, e di questo io sono sicuro.